Yamaoka Tessu non era un ninja nel senso tradizionale del termine, ma era un samurai che aveva studiato e imparato molte abilità ninja. Nato nel 1836, è considerato uno dei più grandi spadaccini della storia giapponese. Tessu iniziò a studiare arti marziali a 7 anni e divenne esperto in diverse materie. Studiò anche il ninjutsu e le sue abilità nelle tecniche di spionaggio e di assassinio erano così forti che spesso veniva impiegato dal governo per missioni segrete. Nel 1864 Tessu fondò la sua scuola di arti marziali, insegnando una combinazione di tecniche samurai e ninja. Divenne anche un influente leader politico in Giappone durante l'era Meiji, combattendo la corruzione del governo e sostenendo la libertà individuale. Anche se Tessu non era un ninja di professione, la sua storia è spesso associata alla tradizione ninja del Giappone.